mister, mercoledì scorso ha detto il gol dopo 7 minuti avrebbe ucciso un toro, oggi il gol del Benevento avrebbe potuto veramente demolire la squadra, che invece non è successo niente, la squadra ha dimostrato di essere in formissimo. Sì, ha dimostrato di avere personalità, che è quella che chiedevo anche nel pre-gara, di avere le idee chiare, di giocarsi la partita. Abbiamo vinto, ma anche se non avessimo vinto la prestazione è stata importante, di una squadra che sa quello che vuole, che attraverso solamente il gioco possiamo arrivare a fare il risultato sempre e dovunque. Questa sera ci ha sorriso il risultato e l'autostima continua a crescere, ma soprattutto il lavoro che i ragazzi stanno facendo, è la vittoria loro. Infatti lei diceva anche il mio calcio è difficile da assimilare, ci vuole tempo, sta dimostrando la squadra di recepire le indicazioni del mister. Sì, è una squadra che lavora molto bene, che segue, ci sono grandi professionisti in questo gruppo, tutti hanno dimostrato che possono giocare. Complimenti ancora una volta a chi è subentrato, perché ha dato una svolta importante. Continuiamo a lavorare sapendo che la strada è ancora lunga, siamo ultimi in classifica ancora, ma era importante azzerare la penalizzazione. Appunto, ricorsi a parte, finalmente non c'è più il segno meno in classifica, comincia un nuovo campionato adesso per i rossoneri. Sì, comincia il nostro campionato e l'obiettivo è ancora lungo da raggiungere, ripeto, testa bassa e pedalare. Aveva già detto, ha già rivolto un pensiero ai tifosi prima della partita e già mercoledì scorso, però se ha trionfato il Foggia in campo, ha trionfato anche sugli spalti oggi. Assolutamente, ma il nostro pubblico lo conosciamo, sono stati fantastici come sempre, ci hanno sostenuto per tutta la partita, soprattutto nel momento magari dove abbiamo preso gol, si sono fatti sentire e penso che sono felici anche loro.